Noi in assemblea avevamo detto all'amministratore unico Santorelli di non andare in audizione in comune perché c'erano i soggetti che potevano riferire alla commissione, però lui ci è andato, però ecco lì si è scaricata una diatriba politica ed ideologica che non c'entra niente con l'aeroporto. Ecco, ora quale sarà lo sviluppo? La pista si farà, non si farà? Quali sono le dinamiche che ci aspettano? Tutti sanno che lì non devono scendere dei Boeing, ma devono scendere dei piccoli aerei, come quelli che già stanno scendendo, ma che saranno sempre di meno, perché ogni volta che scendono o rompono una cosa o si spacca un'elica o altre cose. Quindi la pista in erba è pericolosa. Allora, un aeroporto che con una pista che faccia atterrare piccoli aerei, che è un servizio alla città, un servizio alla provincia di Pesaro e Urbino. Ecco. Poi dopo che ci siano tanti problemi per portarla avanti e quant'altro, questi li vedremo. Però io credo che sia giunto il momento di dire o si fa o non si fa definitivamente. E noi come Camera di Commercio usciamo, perché non intendiamo tenere soldi fermi lì, perché non servono a nulla.